Buonasera a tutti, io sono Gaetano Cesarano e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Le borse internazionali seguono il tonfo asiatico a seguito della decisione, peraltro già prevista, della Federal Reserve di alzare i tassi di 75 punti base per combattere un'inflazione ancora troppo elevata. Nasdaq segna meno 1,56%, S&P meno 0,86%, mentre Eurostoxx 50 chiude a meno 1,76%. Dati in flessione anche sul fronte europeo, con Francoforte che segna meno 1,8%, Parigi meno 1,76%, segue la Borsa di Londra con meno 1,15%. Sul fronte italiano, in attesa del voto a preoccupare analisti e investitori, sono i temi caldi con cui dovrà subito confrontarsi il nuovo governo. Piazza Affari chiude a meno 1,03%, nonostante il traino dei titoli bancari. Sul principale listino milanese spicca il rally di Unicredit con più 5,35% e uno stop per eccesso di rialzo nel corso della seduta. Nel risparmio gestito, ottima la performance di Fineco Bank, più 4,58%, valori positivi anche per Viverbanca con 3,07% e Banco BPM con 1,96%. Seduta invece negativa per Diasorin, meno 5,8%, e ST Micro, meno 5,76%. Forte ribasso anche per Pirelli, che segna meno 3,22%. Andando al completo, ottima performance di Classe Editori, più 4,55%, e Caleffi, che segue a 4,48%. Spiccano invece nell'all share Caltagirone SPA in trend negativo al meno 6,43% e GVS con meno 6,03%. Da Money.it è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata!